Ciao da Federico, oggi sono qui con una torcia tattica, la Vurcos TD03. Sono al buio, sì, perché la prima cosa che voglio testare è sicuramente la luce. Quanta luce fa? Una torcia economica al di sotto dei 40 euro. Una profondità, quando è la massima potenza, di 1800 lumen, quindi in funzione turbo, che può arrivare fino a 353 metri dichiarati. Una durata massima nella potenza massima di 2 ore, nella potenza minima fino alle 34 ore. Ottime caratteristiche, ma andiamo a scoprire esattamente come si comporta al buio per poi vedere tutte le caratteristiche, materiali e anche le cose che mi sono piaciute o meno in questi giorni di utilizzo. Vado a spegnere la luce ed ecco la condizione pieno buio. L'accendo, questa è la modalità low, quindi in modalità low abbiamo solo 50 metri di profondità e 53 lumen di potenza. Premendo il tasto posteriore passo alla funzione medium, qui ho già ben 350 lumen, 150 metri di profondità. Funzione high, ben 1000 lumen e 250 metri di profondità. Altro click e passo alla funzione turbo, qui ci sono ben 353 metri di profondità per una durata massima di 2 ore in questa funzione. Se tengo premuto il tasto posteriore invece avrò la modalità strobo. In qualsiasi funzione basterà tenere premuto il tasto posteriore e passerò in modalità strobo. Altra pressione, ritorno nella funzione memorizzata, quindi in questo caso turbo. Completamente al buio, modalità alta, ed ecco qui come illumina. Torcia molto comoda, leggera e anche maneggevole, una bella impugnatura. Rispetto ad altre torce il corpo scalda parecchio, in genere va a scaldare solo nella parte anteriore, ma utilizzando le modalità turbo già dopo qualche minuto si sente un bel surriscaldamento anche dove vado a impugnarla con la mano. È da almeno 8 minuti che è accesa in modalità turbo. Come potete vedere il cono di luce, la luminosità non è scesa, l'unica cosa è il corpo scalda veramente parecchio e tenerla in mano dà un po' fastidio. Avrei preferito una dissipazione migliore del calore o sicuramente un calore minore nella parte dove va tenuto in mano, cosa che quindi si può migliorare. Ci sono altre cose interessanti da scoprire e allora spostiamoci in studio, andiamo a vedere i suoi pro e contro. Un peso di 120 grammi, un corpo lavorato in modo tale non solo da alleggerirla ma anche di avere un'ottima presa, di non scivolare nemmeno quando la torcia è bagnata. Nella parte anteriore un bel vetrino bello trasparente che consente di avere una grande profondità che arriva fino ai 353 metri. Inoltre questa parte merlata e sporgente va a proteggere il vetro, in caso di caduta avremo questa parte sporgente che andrà prima a contatto col terreno e non andrà quindi a rovinare il nostro piccolo vetrino che è bello incassato all'interno. Una clip che si trova qui che è possibile anche andare a rimuovere. Questa clip a cosa serve? Se vogliamo agganciarla nei pantaloni, nel taschino della giacca o nella cintura. Mentre per comandarla c'è un tasto qui al posteriore e una ghiera rotante. Come funziona? Premuto il tasto posteriore avremo in qualsiasi funzione la strobo, quindi la modalità strobo, mentre ruotando la ghiera avremo l'opzione spenta, memorizzata, quindi l'ultima opzione, l'ultima modalità che abbiamo scelto, e sono quattro: modalità bassa, media, alta e turbo. Volendo da spenta col doppia rotazione possiamo passare subito alla modalità turbo, quella intermedia andrà a registrare e memorizzare l'ultima funzione utilizzata, un indice di impermeabilità IP68, vuol dire che possiamo utilizzarla anche sott'acqua a metro di profondità per 30 minuti, questa è un'ottima caratteristica perché potremo portarla con noi in qualsiasi situazione ci troviamo essendo impermeabile. Cosa che mi è piaciuta meno invece è il comando proprio qui nel posteriore. In torce simili con ghiera, che credo che anche questa non c'è scritto ma è magnetica per renderla comunque impermeabile, sarebbe stata meglio posizionarla nella parte anteriore in modo tale da poter regolarla con una mano, qui invece per poter modificare la luce dovremo sempre utilizzarla con una seconda mano, perché trovandosi al posteriore è veramente molto molto difficile riuscire a cambiare la modalità. Nella parte laterale un piccolo gommino va
coprire il punto di ricarica con cavo USB-C che viene dato in confezione, colore nero opaco anodizzato, quindi resistente anche alla corrosione e anche all'usura. Inoltre costruita in alluminio, questo materiale che non solo l'alleggerisce i 120 grammi, ma anche in caso di urti, cadute, è veramente molto resistente, infatti è un alluminio aerospaziale. Le sue dimensioni 12,7 mm di lunghezza e all'incirca 3 cm per quanto riguarda il diametro, quindi anche bella compatta, una torcia non solo tattica ma EDC, quindi da portare con noi tutti i giorni, da tenere sempre in camper, nell'auto oppure anche nel nostro zaino da campeggio. Nella parte superiore è presente anche un piccolo LED che ci va a indicare lo stato di carica, quindi anche molto comodo per sapere sempre al primo colpo d'occhio quanto ci resta ancora di carica. A seconda del colore del LED sapremo che percentuale all'incirca avremo di carica della batteria. Una batteria da 3000 mAh e 3,7 V, andando a svitare la parte anteriore della torcia, eccola qui, è anche marchiata Vurcos 3000 mAh e 3,7 V. Questa ci consente, nella modalità bassa, di avere una durata fino alle 34 ore, di 7 ore in quella media, 3 ore in quella alta e invece 2 ore nella massima potenza da 1800 lumen. Viene dato in dotazione anche un laccetto, però in questo modello non c'è un apposito foro dove andare a inserirlo, quindi se dobbiamo andare a inserirlo dovremo inserirlo in questa piccola fessura che si trova nella clip, e quindi bene, perché c'è in dotazione, potremmo metterlo al polso, ma avrei preferito una soluzione che ci permetteva di connetterlo nella parte posteriore, era molto più comodo. Una torcia molto luminosa, un bel fascio di luce, specialmente quello centrale che illumina molto in profondità, e anche una bella luce diffusa, un cono che comunque va a illuminare molto bene i lati. I lati positivi, sicuramente una luce bella intensa, bella diffusa, che ci permette di vedere in lontananza, e anche i lati, una temperatura del colore della luce LED di 5000 Kelvin. Questo ci fa vedere bene e anche dopo diverso tempo che lo utilizziamo non affatica così tanto la vista come in altre torce con una temperatura colore differente. Abbiamo anche degli ottimi materiali, qualità prezzo molto elevata e un prezzo veramente ottimo. Però i contro sono sicuramente il comando, che è qui nella parte posteriore, quindi come vi ho fatto vedere è scomodo, l'avrei preferito nella parte anteriore, e il corpo che va a scaldarsi veramente tanto quando siamo in modalità turbo o anche alta. Nella parte anteriore è normale che scaldi, infatti qui troviamo il simbolino di parte che va a surriscaldarsi, attenzione, ma il corpo va a surriscaldarsi, un caldo che può risultare anche per alcune persone fastidioso, quindi questa è una cosa che cercherei di rimediare in qualche modo per renderla veramente ottima. Resistente alle cadute fino a un metro, vi lascio il link in descrizione, alla prossima, ciao da Federico!